Molto bene. Pronto per il bagno? Ti servirà la cuffia? No, la cuffia no. Non puoi farmi questo. I bambini sono difficili. Mamma, guardami. Idea. Riempirò la cuffia con l'acqua. Sono un drago d'acqua. Il migliore. Respiro l'acqua. No! Ecco la tua cuffia, caro. Proprio in testa. Sono tutto bagnato adesso. Il granchio ti prende. Ciao, piccolo. Ti stai divertendo? Ti ho portato la merenda. Sì, orsetti gommosi. Grazie. Mangio questo per primo. Yummy, il mio preferito. Che carino. Ok, continua pure a giocare. Attenti, arriva il granchio reale. Ora è diventato un granchio pirata spaziale. Oh, oh, pistole laser. Oh no, gli orsetti. No, che gli è successo? Sono appiccicosi. Che schifo. Mamma. Oddio, che c'è? Che è successo? Gli orsetti si sono squagliati. Oh, capisco. Si sono sciolti al sole. Oh, eppure ho un'idea. Torno subito. Ok, inizierò con un piatto, della carta forno e un tagliabiscotti. Questa stella ha una forma perfetta. La riempio con degli orsetti. Dopodiché li scioglierò. Ecco fatto. Iniziano a prendere forma. E per finire metto un bastoncino. Non voglio più giocare. Sono triste. Voglio gli orsetti. Ecco a te, caro. Wow, un lecca lecca a stella. Miam, ha lo stesso sapore degli orsetti. Cavalluccio marino spaziale, assaggia. È il mio preferito. Uff, uff. Oh, ciao, cagnolone. Acciù. Caccole. Qualcuno ha detto caccole? Papà, che stai facendo? Sei un po' calda, meglio fare qualcosa. Meno male che ho sempre un kit di pronto soccorso. Vediamo, che ci serve? Sul serio, che succede? Questo non ci serve, per ora. Sciroppo? Questa è la mia preferita. Ecco cosa mi serve. Ellie? Dove è andata? Non mi troverà mai qui. Voglio solo misurarti la febbre. Non ci riuscirai. Ellie, torna qui. Non è un gioco. Non fare la sciocca. Aspetta, forse ho un'idea. Questo farà il suo effetto. Centro. Cos'è stato? Non ne hai idea? Ora scopriamo la temperatura. Falso allarme. Posso tornare al mio libro? Oh no, è una cosa seria. Tesoro, stai bene? Il mio gelato è freddo. Guarda. Buono. Talmente freddo che è gelato. Che battuta scema, papà. Salve, ecco i vostri piatti. I tuoi noodles, piccolo, e i suoi noodles, signora. Ehi, perché ci ha dato delle bacchette? I noodles si mangiano così, tesoro, vedi? Provaci. Però sono buoni, vero? Tesoro, non devi usare le bacchette in quel modo. Ma sono un tricheco. Sì, ok, ma devi mangiare i noodles, va bene? Va bene, li mangio con le bacchette. Ma mi sono caduti, mamma! Ho fame, voglio mangiarli anche io! Dai, ci riprovo, stavolta ce la farò. No, niente, mi cadono sempre, stupidi noodles! Stupide bacchette! Via, sparite! Noodles! Buonissimi! Justin, che stai facendo? Ridammi i miei noodles! Oh, mamma!
No, me li hai fatti cadere! Va tutto bene qui? Oh, capisco. Tranquilli, so io che fare. Ecco un'altra porzione di noodles e delle bacchette speciali per te. Wow, ma è un orso! Che belle bacchette! E guarda, adesso riesco a usarle, mamma! Sono buonissimi noodles! Ho sete! Voglio un po' d'acqua! Devo solo girare il rubinetto! Uffa, è troppo lontano! Mamma, voglio un po' d'acqua! Oh, il mio piccolo mi chiama! Andiamo a vedere! Cosa c'è? Mamma, ho sete! Tranquillo, ti aiuto! Ecco a te, un bicchiere d'acqua per il mio piccolo! Come si dice? Grazie! Questo libro non mi convince! Mamma! Oh, sembra che gli serva aiuto! Andiamo a vedere! Mamma! Acqua, per favore! Va bene, un secondo! Ecco a te! Un bel bicchiere d'acqua! Sì! Acqua, acqua, acqua! Mamma! Oddio, che voce! Non finirò mai questo lavoro! Cosa c'è, caro? Ancora acqua! Va bene, aspetta, torno subito! Guarda che ti ho portato! Wow! Ecco a te! Un piccolo dispenser tutto per te! È della tua misura, così lo usi facilmente! Oh, un pinguino! Ti spiego come usarlo! Tieni il bicchiere così e premi il pulsante! Wow, guarda quante bolle! Ecco fatto! Acqua solo per te! Ne prendo un altro po'! Bravissimo! Così si fa! Oh, una bibita! Beh, mi è concesso uno sgarro! Forza! Apriti! Mamma, tutto bene? Tutto bene, cara! Cerco solo di aprire questa! Deve essere difettosa! Proviamo con questa! Anche questa è difficile da aprire! Vuoi una mano? Non ti preoccupare! Ok, a noi due! Devi solo rilassarti! Non costringermi a spaccarti! Va bene, prendo una lattina! Questa riuscirò ad aprirla! Non è possibile! Sto soffrendo per lei! È davvero imbarazzante! Ah, non è colpa tua! È la bibita che è stupida! Non riesco più a guardarla! Te lo sei meritato! Ah! Ok, è meglio che faccia qualcosa! Ok, bambole, aiutiamo la mamma! Ottima idea! Oh, questo è quello che mi serve! Sì, ce l'ho fatta! Ehi, mamma! Mamma! Te la sei cercata! Sì, cara? Prova questo! Aprirai la bottiglia più facilmente! Davvero? Guarda! Basta metterlo sul tappo! Ta-da! Facile, facile! Oh, ok! Bibita a me! Ottimo lavoro, Ellie! E apre anche le lattine! Incredibile! Uso solo l'estremità della maniglia! Forte, vero? È come vivere nel futuro! È così facile! Oh, questa è per me! Ehi, conosci le regole? Niente bibite! Ops! Questa invece? Vai pure! Apri anche i barattolini! Me lo sono meritato! Sono un cowboy! Cavalco i tori! Rodeo! Ah, devo andare in bagno! Mi piace il colore di questa stanza! Devo andare in bagno! Nessuna mamma è ammessa! Ma che cosa gli prende? Ah, mi serve la carta igienica! Ah, è un mostro di carta igienica!
Mi ha preso! Mamma, il mostro di carta mi ha catturato! Cosa? Che ci fai avvolto in tutta quella carta? Mi ha preso! È finita! Basta, non la voglio più! Ok, ok, aspetta un momento! Molto bene, ora ti spiego qualcosa sulla carta igienica. Vieni qui! Tutta questa carta! Oh, palloncini! Sì, seduto, ti mostro come usarla. Bene, ok, prendi un po' di carta, ma non troppa. Piegala per bene. Piegarla? Ok, posso farlo. Molto bene, ora usala in questo modo. Ta-da! Visto? Nessun mostro. Ora prova tu. Pulire i palloncini? Ok, arriva la carta igienica. Oh, i palloncini sono il sedere. Oddio, crescono così in fretta. Sedere a palloncino, sedere a palloncino. Oh, questa è la mia auto preferita. È gialla. Oh no, stai bene? È la mia pancia. Ok. Devo andare in bagno. Oh, bisogna muoversi. Veloce. Ce l'abbiamo fatta. Mettiti comodo. Non posso. Oh, giusto. Adesso? No, non riesco ancora. Trovato. Questo potrebbe aiutare. Non so usare il bagno. Ho capito, torno subito. Sbrigati. Forse posso farcela. Proprio quello che ci serve. Aiuterà Jake. Come si usa questo coso? Non così. Aspetta. Faccio del mio meglio. Sei davvero buffo. Ma che cattiva. Tranquillo. Il mio amico può aiutarti. Wow, ma come? Prima devo dargli da mangiare. Ha molta fame. Wow. Mangia tutto. Poi va in bagno. Oh, quindi è così che si usa. Sta mangiando il suo cibo. Poi fa la cacca. Che schifo. Ma è utile. So usare il bagno ora. Ecco fatto. Wow, meglio andar via. Grazie, ciao ciao. Sta funzionando. Mamma, posso avere una caramella? Sì, adoro il cioccolato. Gnami, gnami, gnami. Potrei mangiare dell'uva, ma c'è del cioccolato qui. Un pezzettino non mi farà male. Mi coccolo un po'. Solo un altro. Ho quasi fatto con questo report. La ciotola è vuota. Cavolo, ho mangiato tutto il cioccolato. No! Oh no, non può essere. Si arrabbierà tantissimo. Mamma, sono a casa. Devo fare qualcosa in fretta. Forse potrei usare l'uva. E se magari incartassi i chicchi? Tentar non nuoce, proviamo. Li incarterò uno ad uno. Ecco fatto, questo è l'ultimo. Ciao caro, mi sei mancato. Mamma, è l'ora della merenda, vero? Grazie, ciao ciao. Oh, se ne va, se ne sarà accorto? Eh? Ha un sapore strano. Vado a giocare con i dinosauri. Ci è mancato poco. Brum. Oh no, un incidente. Bip bip. Oh, che carino. Ehi, spostatevi. Dammelo. È ora di colazione. Ok, ho questo. Devi mangiare, tesoro. No, voglio giocare. Brum. Ho detto di no. Mangia tutto. Io prendo questi. Oh, bleh, che schifo. Oh, però potrei usare questo. Brum, sono un pilota. Il miglior pilota del mondo. Tesoro, ti piace? Oh no. La tua colazione. Non va bene. Ma ho un'idea.
Grazie. Questo sistemerà tutto. Potevo pensarci prima. Così non rovescerà nulla. Wow, che cos'è? Lo voglio. Aspetta, tesoro. La riempio con la colazione di Jake. Yay! Ecco a te. Oh, guarda! Grazie, mamma. Non c'è di che. Niente più sporco. Che bello! Essere il miglior pilota mette appetito. Devo essere veloce. Brum! Via, fenicottero! Disegniamo sul palloncino. Fatto, una faccina sorridente. Oh, il mio piccolo artista. La faccia sul palloncino è divertente. Ah. No, ora devo gonfiarlo di nuovo. Il mio palloncino! No! Il ventilatore ha ucciso il mio palloncino. Oh, caro, non piangere. So come risolvere. Voglio il mio palloncino! Ok, ho il palloncino rovinato e uno nuovo. Metto uno dentro l'altro, così. E aggiungo dei brillantini all'interno. Dopodiché riempio il palloncino con l'acqua. Meglio non metterne troppa. E per ultimo userò un fiocco. Chiudo ermeticamente i palloncini, così che non esca l'acqua. Caro, guarda, un nuovo gioco. Un nuovo gioco? Cos'è? Wow, se lo premo escono le bolle. Ehi, ci sono stelline dentro. Che carino. Guarda questo dentifricio, ce n'è tantissimo. Ciao Jake, bravo, devi lavarti i denti. Wow! Ai, da dove spuntano questi tubetti? Jake, che stai facendo? Con questo ho finito. Jake, hai usato tutto questo dentifricio? Oh, ciao mamma, sì, mi sto lavando i denti. Non è così che si fa, tesoro. Che disastro! Tesoro, metti giù il dentifricio! Perché? Proviamo qualcos'altro. Guarda che cosa ho. Che cos'è? Metti il dentifricio qui dentro. Poi lo attacchi al muro. In questo modo. Oh, wow! Guarda bene. Inserendo lo spazzolino, esce la giusta quantità di dentifricio. Così puoi lavarti i denti. Fantastico! Posso provarlo? Funziona, mamma! Ce l'ho fatta! Bravo! Continua a spazzolare! Uva per te! Faccia d'uva! Frutta qua giù! Frutta ovunque! Frutta, frutta, frutta! Padella! Bere da una padella! Padella! Accidenti, denti, menti! Ups, è caduta la pianta! Non posso sopportare un altro minuto di questo caos! Aspetta un attimo! Whee! Posso volare come una principessa! Sono il miglior papà del mondo! Credo che questo sia il mio miglior disegno! Oh no! La matita! Mi serviva proprio quel colore! Oh, vediamo! Che posso usare? Questo tempera matite dovrebbe funzionare! Non va bene! Spero che funzioni! Forza! Ancora niente. Proviamo con il gufo. Metto la matita in alto. E appuntita. Wow! Qual è meglio? Il tempera matite? La lima per le unghie? O il gufo? Diccelo nei commenti qui sotto. Papà! Posso usare questo per lavare i piatti? Oh, lavare i piatti? Certo, andrà benissimo! Quanto sapone! Scivoloso e schiumoso! Quanto rumore per lavare dei semplici piatti! Fammi controllare la situazione! Oh!
si è trasformato in un enorme pasticcio! Invece di usare le dita, forse potresti usare una spugna? No! Le spugne sono noiose, le mani sono divertenti! Vedi, è tutto pulito! Anche le mie dita! Aspetta un attimo, penso di aver appena trovato una soluzione incredibile! Ok, avrò bisogno di questa spugna che adesso smonterò! Voglio la parte verde e ruvida! E dovrò usare delle forbici! E ora la taglierò a strisce! Ecco, ora mi servono i guanti di gomma e un po' di colla. Aggiungerò un po' di colla su ogni polpastrello del guanto. E poi anche sul palmo. Ora posso aggiungere la spugna più grande sul palmo, basta attaccarlo con la colla e poi farò lo stesso con le strisce sulle dita. Ecco, ho fatto dei guanti per lavare i piatti. Olivia, guarda cosa ho fatto per te, guanti per lavare i piatti. Mi piacciono! Dammeli! Li metterò sulle mie mani. Come sono divertenti, li adoro! Ne ho uno anche io. Ora torniamo a pulire. Ecco, lascia che aggiunga del sapone al tuo guanto. Ecco qua. Pronta? E laviamo bene questi piatti. Wow! Guarda quanti piatti che riusciamo a pulire. Eccoci. Tutti i piatti sono puliti. Ottimo lavoro. Batti il 5. Oh, non era quello che intendevo. Oh, lascia perdere. Quello che intendo è che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Oh no! Ho rotto la tazza! Ora ho più cose da pulire! Sono assetato! Verserò dell'acqua nel mio bicchiere! Non riesco ad aprire il boccione! Papà! Qualcuno mi ha chiamato? Fammi vedere! Che cosa c'è? Cosa c'è che non va? Acqua! Voglio un bicchiere d'acqua! Sono assetato! Sul serio? Va bene, te lo apro! Lascia che te ne versi un po', così non la rovesci! Ok, dovrebbe bastare! Ecco qui! Sì! Acqua! Buona, buona, buona! Ah, grazie papà! Ora posso tornare a quello che stavo facendo e con qualche snack. Papà! Ma sul serio? Che cosa vuole adesso? Amo l'acqua, è la migliore! Papà! Che cosa? Di nuovo? Acqua, acqua, acqua! Non riesco a credere che si sia fatto così tardi. Sono esausto, ho bisogno di fare un pisolino. Papà! Che cosa? Deve esserci qualcosa che posso fare per risolvere questo problema. Aspetta, so io cosa posso fare. Bene, comincerò con questo bicchiere di carta. Per far sì che lo usi ci aggiungerò delle decorazioni. Ecco, un bel elefante. Ora ho questo succo. Lo metterò dentro il bicchiere in questo modo. E ora farò un bel buco proprio qui. Aggiungerò una cannuccia, sembra la proboscide di elefante. Fatto! Ho di nuovo sete e non ho più acqua! Ehi, ho qualcosa per te, non è fantastico? Ecco, te l'appoggio qui sul tavolino. Un bicchiere elefante! Tutto quello che devi fare è svitare la parte superiore, tada! E il succo verrà fuori da solo, poi basta riavvitare la parte superiore. Succo di elefante, grazie papà! Prego, ora puoi farlo da solo e non devi più chiamarmi. Il succo è buonissimo! Aspetta, papà se n'è andato! Mi è venuta un'idea! Vieni qui, succo di elefante, non ho bisogno del mio bicchiere! Succo! Aspetta, dov'è finito il succo? È finito! Papà! Adoro cucinare! Perché non aiuti tua sorella? Metti il grembiule! Devo proprio? Sarà divertente? Sì, come no! Ok, facciamolo! Ecco, fai così con l'impasto! Ah, ho capito! Niente male, ora ti serve il mattarello! Mi aiuterà a scaricare la tensione. Questa parte mi piace. Così, vero? Preparare i dolci è facile. Oh, qualcosa non va. Luna, abbiamo un problema. Io quello non lo mangio. Fa qualcosa. Va bene, rimediamo. Sta più attenta a quello che fai. Ma è stato un incidente, tutta colpa dei capelli. Bel problema. Sono proprio lunghi. Puoi farci qualcosa? Beh, non so, forse sì. Bisogna accorciarli un po'. No! Allora serve un piano B. Non ti muovere. Pensavo avrebbe funzionato, aspetta. Ci sarà qualcosa che possiamo usare. No, quello no. Oh, ecco che cosa andrà bene. Ok, sistemiamo i capelli. Ottima idea, procedi!
Infilo i capelli nella macchina. Wow! Ecco, per tutta la lunghezza. In questo modo avrai una specie di treccia. Wow, fantastico, vai così! Mi piace un sacco! Risultato fantastico! I capelli così non finiranno nell'impasto. Procediamo col dolce. Mano al mattarello! Oh oh! Luna! Mi serve di nuovo il tuo aiuto! Ecco perché non cucino! Ah, non mi sento bene! Tesoro, ti senti ancora un po' male? Sì! Oh beh, ti ho portato qualcosa che ti aiuterà! Eh? Che cos'è? È medicina! No! La medicina fa schifo, non la voglio! Olivia, ma questo ti aiuterà a stare meglio! Papà, il mio succo è finito, ne voglio ancora! Va bene, te ne prendo ancora un po'. Aspetta un attimo, la tazza, la medicina! Penso di poterci fare qualcosa, facciamolo! Dunque, ho la sua tazza, fammi togliere il coperchio. Ecco la medicina, fammi aprire la bottiglia. La metterò dentro la tazza, ci sta perfettamente. E poi posso semplicemente rimettere il coperchio e la cannuccia. Bene, penso che funzionerà, fammi provare. Tesoro, sono tornata e ho qualcosa per te. Sì, ho sete. Oh mio Dio, la sta bevendo, funziona! Ah, ehi, papà, mi sento molto meglio ora. Sì, sto meglio! Grazie, papà! Oh, sono così felice che ti sento meglio, Olivia! È ora di giocare avanti! Gioca con me, papà! Tesoro, forse puoi fare più piano? Giochiamo a nascondino! Aspetta, dei libri! No, non mi piacciono i libri! Via di qui! Forse non è stata una buona idea dopo tutto! La pianta è di nuovo caduta! Adesso vado qui e poi qui. Anche questa pianta deve cadere. Boom! La mia vita è un incubo. Non c'è pace. Wow, che roba! Sono bellissimi. Mamma, guarda. Che c'è, tesoro? Oh, un fenicottero. Ne voglio uno. Posso avere un fenicottero, ti prego? Non avrai alcun fenicottero. No, oh, ma non è giusto! Non ho mai cose carine! Cambiamo canale! Oh, guarda qui, dei tenerissimi gattini! Vuoi un gattino? No, voglio un fenicottero! Sapevo che l'avresti detto! Oh, un cane! Tutti amano i cani! Non vorresti un cagnolino? Ehi, che dici? Ne ho già uno! Dal telecomando, su! Va bene, tieni! Voglio guardare i fenicotteri. Sono così buffi. Comprami un fenicottero. Ma dove lo mettiamo poi? E cosa mangiano? Un momento. Non ha parlato di un vero fenicottero? Ecco la soluzione. Basterà una telefonata. E salve, vorrei fare un ordine. Certo, seduta stante, che velocità. Ehi Sunny, guarda qui. Oh, una scatola, wow! Ma no, devi guardare quello che c'è dentro. Ti piacerà, vedrai. Adoro le sorprese. Avrei dovuto pensarci prima. Un fenicottero giocattolo. Non capisco che dovrei farci. Ora te lo mostro. Questo piccoletto ha una gran fame. Dobbiamo dargli da mangiare. Gli piacciono i semini. Ecco, ora glieli faremo mangiare. Mettilo sul batter. Guarda, mamma, sta mangiando! Già, è carino, vero? Sì! E guarda adesso! Ma dai, fa anche la cacca! Dobbiamo lasciarlo solo, magari? Ma no, non preoccuparti! Incredibile! Ha quasi finito! Meno male! Arrivo! Chi sarà mai? Oh, è una consegna! Che carino, adoro i pacchetti! Non vedo l'ora di aprirlo per vedere cosa c'è dentro! Vroom! Ah! Ciao ciao! Aia, che male! Oh! Oh no! Il pacco è caduto e c'è scritto fragile!
Forse non si sarà rotto niente. Oh, questo suono non mi piace. Aspetta un attimo, ho avuto una grande idea. Dunque, fammi togliere il nastro dalla scatola e poi l'aprirò. Sì, è del tutto rotto. Uffa. Beh, ora non mi serve. Ma voglio questa scatola. L'ho dipinta di rosso e mi piace. Poi avrò bisogno del taglierino perché farò dei tagli. Taglierò alcune strisce in questo modo qui. Eccoci. Assomiglia un po' a una cintura, ma non mi serve. Oh, aspetta, so io cosa fare. Servono delle decorazioni. Degli adesivi sono un ottimo modo per rendere qualsiasi cosa migliore. Biciclette e cuori ovunque, verrà fantastico. Lo metterò proprio qui in fondo alle scale. Non male. Olivia, vieni a vedere cosa ho per te. Wow, che cos'è? Che bello. Aspetta, biciclette e cuori. È un posto dove riporre la tua bici. Grazie, papà. Ora non starai in giro e saprai sempre dove trovarla. Non ti mentirò, questa è una delle mie migliori invenzioni. Oh! Aia! Mi stai prendendo in giro. Oh cielo, due fette di torta. Sembrano così deliziose. Sì, ne voglio una anche io, dammi, ciao! Fammi vedere. Non so se sono d'accordo con questo articolo. Biscotti! Beh, sembra avere ragione su qualche punto. Dovrò fare qualche ricerca. Aspetta, che fine hanno fatto i biscotti? La ciotola è completamente vuota! Olivia! Ciao, papà! Ah, li ha mangiati tutti! Ok, ora i miei snack sono nascosti sotto questo cuscino. La via è libera. Se Olivia non c'è, allora posso mangiare in pace. Ho aspettato con pazienza tutto il giorno. Adoro questi snack al formaggio, sono così buoni! Voglio vedere un bel film. Voglio vedere come va a finire. Ciao, papà! Spuntini al formaggio! Dammi, dammi! Ciao, papà! Non riesco a trovare pace da nessuna parte! Non ce la faccio più! Devo fare qualcosa! Bene, penso di poter fare qualcosa. Ho questo coperchio. Lo metterò a testa in giù sulla mia ciotola. Ora ho bisogno di qualcosa che non le piace. I broccoli dovrebbero andar bene. Metterò questi broccoli sopra il coperchio. Coprono i miei snack al formaggio, nessuno li vedrà. Solo qualche altro qui. E anche qui. Perfetto, ora posso tornare al mio film. Ah, penso di poterla ingannare. Papà, posso avere qualche spuntino, per favore? Aspetta, che cosa sono? Broccoli? Che schifo! Aspetta, non vuoi mangiare con me? No, che schifo! Ah, ha funzionato! Guarda come se la dà a gambe! Che schifo! Io non ho nessuna intenzione di mangiare questi broccoli. Ora mi mangerò gli snack al formaggio. Ecco qua, vieni da papà. È ora di mangiare. Ah, me lo merito. Lavoro così duramente. Disegnare è bellissimo. Che carino. Devo rimanere dentro le righe. Tesoro, indovina. È il momento del bagnetto. No, non voglio. Sto disegnando. Scusami, devi fare il bagno, tesoro. No, lasciami stare, mamma. Sei così forte? Forse c'è un modo per entrare nel bagno. Questi pastelli possono essere utili. Tesoro, guarda cos'ho. Oh? I pastelli, li voglio! Vieni a prenderli. Pastelli! Ok, ecco qui. E adesso posso disegnare un sacco di cose belle. Mi piace il bagnetto, guarda, mamma! Non mi piace. Molto meglio. È il momento di uscire? No, non mi va. Voglio rimanere qui. Oh, ancora. Ciao, Sunny, che fai di bello? Ancora un po'. Che succede? Sunny, mi hai sentita? Ciao, mamma. Ma che hai fatto? Hai deciso di unirti a un circo? Vieni qui, ripuliamo questo disastro. Prendi il sapone e strofina. Ma devo proprio? Mi piace il mio make-up. Ok, va bene. Ma non mi piace per niente. Visto? Fatto. Ups! Wow, che presa! L'hai visto, sì? Oh, torna qui, sapone. Ma che... Dove sta andando?
Ups. Oh beh, ci vediamo. Non così in fretta. Fammi pensare. Ho un'idea. Ecco che cosa possiamo usare. Rimuovo il tappo, riempio il contenitore col sapone liquido, così andrà bene. Riavvito il tappo. Pronto all'uso adesso. Provalo, Sunny. Davvero? Wow! Ecco qui. Wow, mi ha dato del sapone! Divertente! Brava, bambina. Pulisci bene la faccia. Non lasciarne tracce. Così va molto meglio. Non ti serve il make-up. Ah, questo cos'è? Gli umani hanno lasciato un tesoro. Che bello! Oh, dove è andato? Non c'è nessuno. È l'ora di uno snack. Sarà buonissimo! Ehi, uno sneaker! Posso averne un po'? Non puoi, con l'apparecchio! Ok, va bene, stai attenta ai denti però! Se n'è andata! Ok, l'esca ha funzionato! E ora mangio la mia cioccolata! Mamma, hai altri dolcetti! Ah, è come un segugio di caramelle! Tieni, prendi! Sicuramente qui dentro non mi troverà! Mamma, dolci! Aspetta, non correre! Dai, condividi i dolci con me, mamma! Forse l'ho seminata! Ah! Oddio, quanto sei furba! E veloce! Io finalmente l'ho seminata! Non ci credo! Oh, era solo un sogno! O un incubo, piuttosto! E se si stesse nascondendo da qualche parte? Nah, sarà nel suo letto! È il momento dello spuntino di mezzanotte! Insalata! Ne prendo una foglia! Devo essere intelligente! Ecco, così non vedrà la cioccolata! Oh, hai fame? Tieni! Insalata? No, non la voglio! Ha funzionato! Finalmente posso mangiare la mia cioccolata! Proprio quello che mi merito! Niente di meglio dello shopping, anche se la carta di credito non approva. Ma c'erano così tante cose che volevo, ne è valsa la pena! Oh, ciao! Sono i miei regali di compleanno? I tuoi che? Oh no! Non me ne sono dimenticata! Devo trovare qualcosa da regalarle! Incredibile, ma come ho fatto? Non posso darle le mie scarpe! Oh wow! Che cosa sarà? No, no, questo è per la mamma! Ti sei dimenticata! No, io! Un attimo, forse ho un'idea! Devo mettermi al lavoro? Serve soltanto un po' di creatività. Prendo questo coperchio e ci disegno due occhietti. Così. Adesso li coloro. Niente male, eh? Adesso disegno il naso e la bocca. Poi ritaglio un foro nella bocca. Sunny sarà felicissima. Sono così arrabbiata. Guarda che cosa ho qui. Una scatola? È uno scherzo? Ma no! Metti i dolcetti qui sul coperchio. Prova a centrare il foro. Oh, è un gioco! Adesso provo, mamma. Sai, mi piace, mi diverto un sacco. E io ho delle bellissime scarpe, sì. Oh, e anche questa bella sciarpa. Wow, guarda! Quando cresco voglio diventare una campionessa di basket! Cos'è questo baccano? Nonna sta cercando di dormire! Guarda, questa stanza è un disastro! Sto guardando la TV! Beh, non capirò mai! Ah, i giovani d'oggi! Ok, rimetto a posto! Aspetta che lo dica a tua madre! Oh no, la mia schiena! Fai la brava e aiuta la nonna! Che cos'è questo disastro? Penso di sapere come convincerla a mettere a posto in realtà. Attaccherò questo canestro al muro sopra la scatola dei giocattoli. Guarda qui! Vuoi, come dicono i giovani, fare due tiri a canestro? Vieni, tesoro! Wow! Forza! Ce l'ho fatta! Voglio rifarlo!
la nonna non deve sistemare. Salute. Oh, dolcetti. Adesso mi vizio, perché no? Dove sono i miei denti? Attimo. Guarda la nonna. No, i miei denti. Direi che è tutto. Prego, nonna. Quack quack, fatevi sentire, paperelle. Oh, ma insomma, la vuoi smettere con quei cosi? È ora di lavarti i denti, signorina. Ah, già sta attraversando la fase antidentifricio. Guarda qui, vuoi questa bella merendina, eh? Ah! No, ma che schifo! Così non è giusto! Ashley, devi lavarti i denti subito! E va bene, qua ci vogliono le maniere forti, il dentista. Ciao, Ashley! Apri bene così! No! Vediamo. Ma certo, il pupazzo! Guarda, vedi lui quanti bei dentini puliti che ha? Vediamo i tuoi! Oh, ragazzi, questo è un lavoro pesante! Questi strumenti non basteranno. Ci vogliono quelli da estrazione. No, scherzo. Invece ecco qui che cosa useremo. Carino, vero? Basterà mettere un po' di dentifricio qui. Oh, che carino, posso tenerlo? Tra un attimo, ecco qui. Ok, se basta così poco. Fatto, ta-dan! Ho tutti i denti bianchi puliti. Visto? Non era spaventoso. Questo è complicato, avrei dovuto studiare davvero. Madison! Ciao! Ciao, David! Oh, santo cielo, ci siamo! Questi sono per te. Sei così romantico! Voglio passare il resto della vita con te. Sono così felice! Ehi, piccoletto! Hai i miei baffi! Ciu-ciu! La vita è perfetta. Ehi, yuhu, ci sei? Posso prendere questa penna in prestito? Oh, certo, giusto. Tieni. Aspetta. Non posso dare a David una penna masticata. Devo trovarne un'altra. Oh, devo smettere di mangiare le penne. Ciao, David. Ehi, Emma. Puoi avere la mia di penna. Aspetta un attimo, ok? Non ci credo, che sta facendo, Emma? Devo essere veloce. Così va bene? Non ci metto molto. Devo avere una penna da qualche parte. Non c'è. Oh, forse posso usare questo smalto. Penso che potrebbe funzionare. Inizierò smontando una penna. Poi taglierò la punta. Metterò della colla all'estremità della punta e adesso mi serve lo smalto. Metterò la punta nella bottiglia e ci metterò della colla. Aspetterò che si asciughi e poi avrò una nuova penna. Dovrebbe funzionare. Adesso è una penna glitterata. Oh, com'è stravagante! Posso rimettere il tappo della bottiglia. È sicuramente meglio di una penna noiosa. Ecco a te. Caspita, ci siamo toccati! Ora posso fare il test. Questo è il giorno più bello di sempre! È una buona penna, grazie! Sì, ha funzionato! Sei così carino! E intendo la tua scrittura è carina. Devo fare piano, la mamma non deve sentirmi. Ce l'ho fatta! Come sto? Pazzesca! I capelli mi stanno benissimo! Devo sbarazzarmi di questi cappelli prima che mamma li veda. Non posso rovinarmi i capelli. Ecco, è il momento di andare. Dove vai? Torna qui. Dove credi di andare vestita così? Fa freddo fuori. Ti serve un cappello. Mamma, non ci sono cappelli. E vabbè, io vado, ciao. Ero sicura che fossero qui, però. Non importa, mamma improvvisa. Mi servono soltanto queste forbici. Taglio le maniche di questa felpa. Piega le estremità e fai un nodo. E alleni anche i bicipiti, eh? Ecco un cappello carinissimo. Aspetta che mamma te lo metti. Oh, ma sei carinissima.
Sembro un ognomo. Non ringraziarmi, adesso vai, passa una buona giornata. È imbarazzante. Odio stare male. Oh, povera piccola mia. Vai a fuoco. Prendi la medicina. Non troppa, ma ti sentirai meglio. No, fa schifo. Oh, non guarirai mai così. I bambini sono così testardi quando devono prendere le medicine. Oh no! Ah! Chi ha lasciato questa lattina per terra? Aspetta, ho un'idea. Mi serve questa lattina e un bicchiere. Bene, la metto nel bicchiere. Sembra proprio dissetante. Ottimo, prossimo step, l'imbuto. E ora mettiamo la medicina nella lattina. Fatto, e ora cannuccia. Tieni tesoro, così ti sentirai meglio. E vai, cola! Gnam gnam! Grazie mamma, buonissima! Ok, ora cerca di stare meglio. Le caccole puzzano. No, mi pare di no. Tesoro, sono rientrata. Ti sono mancata? Svuoto le buste. Wow, ma che c'è in quella busta? Dolcetti o patatine? Crema spalmabile al cioccolato, la più buona! La voglio, ora la prendo. Cos'altro ho qui? Oh! Ok, rimangono poche cose. Delle mele, le metto qui. Oh, Lizzy, mi hai spaventata! Vuoi mangiare qualcosa? Ta-da! Cercavi questo? Sì, è il mio preferito! Grazie, mamma! Oh, che carina che è! Mi piace che... Oh! Gnam 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 gnam! Che buono! Ne voglio ancora! Oh, no, 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 devo lavarla! Ferma, Lizzy, devo lavarti la faccia e cambiarti i vestiti! Ecco qua, capelli in ordine! Sei pronta? Non ci credo, ha fatto un disastro in 2 secondi! Ok, devo fermarla! Oh! Gnam gnam! Ma che diavolo, avevo il barattolo in mano! Oh, ferma, devo lavarti di nuovo! Ecco qua! Non ci credo, ha fatto 2 disastri in pochissimo tempo! Aspetta un secondo, mi è venuta un'idea da fare con questa busta! Tesoro, dammi la busta che te la metto su! Eccoci qua! E ora infila le braccia! Perché devo mettermi questa cosa? Ui, vai, cioccolata spalmabile! Gnam gnam gnam! Oddio, è una pasticciona! Ma almeno hai in una busta ora! Brum, brum! Bibi, attenta mamma! Cosa? Non adesso! Mamma sta guardando la TV! Brum, brum! Che ha detto la mamma, amore? Vai a giocare lì, dai! Brum, bibi! Ah! Ups! Mi piace questo gioco! Mamma è arrabbiatissima! Guarda, mamma! La tua testa è la strada! Ok, va bene, vieni qui! Scusa, mamma, farò la brava! Troppo tardi! Metto un pezzo di scotch a terra. E altri pezzi. Ecco qui. Fatto! Posso venire? Non ancora, la mamma sta finendo. Uso il pennarello per aggiungere dei dettagli. Avrei dovuto pensarci prima. Finito! Tesoro, vieni qui, la mamma ha una sorpresa! Amo le sorprese! Che ne pensi? Wow, è una strada! Posso farci andare le macchinine, grazie mamma! Non vedo l'ora di provarla! Brum brum brum! Brum! Ah, che tesoro! Adesso posso guardare la TV in pace! Ehi, tesoro! Chi è? Mi servono gli occhiali! Forza, dobbiamo andare! Ah, ciao, papino! E adesso laviamoci i dentini! Devi mangiare i cereali per diventare grande e forte. Adoro i cereali. Ok, pronta per andare a scuola? Oh, devo allacciarti queste scarpe. Oh, sei tutta spettinata. Un elastico. Va bene, proviamo. Forse così andrà bene? No.
no, non va bene, papà. Proviamo qualcos'altro. Sarebbe più facile se rimanessi ferma, tesoro. Aspetta, sì, continua a girare. Vai così, tesoro. Ottimo lavoro. L'elastico. Ah, sembra un unicorno. Avanti. Papà, sì! Oh, la mia piccola principessa. Tutto bene oggi a scuola? Siediti qui mentre io finisco. Ho quasi fatto, quindi aspetta un attimo qui. Che noia! Ho quasi fatto? Oh, oh no! Dov'è finita? Oh, vieni fuori da lì. Fai la brava e rimani ferma, su. I bambini sono estenuanti. Aspetta. Che cos'è stato? Oh no! Fermati, fermati! Serve a papà questa. Rimani qui. Ma mi annoio! Che cosa mi dici allora di questo qui? Vuoi giocare col telefono? Sì, gioco! La batteria è scarica. Oh no, il cavo! È rotto! Come faccio adesso? Aspetta, forse posso fare qualcosa con questa custodia. Ok, posso usare questo tovagliolo. Riempio la custodia con della colla. Dovrebbe bastare, sì. E adesso la sigillo con la piastra. La metto nella custodia, aggiungendo anche questa cornice glitterata. Così può giocarci, sì. Ah, le piacerà senz'altro. Sì, ci sono dei fiorellini rosa! Mancano solo due forme. Oh, guarda! Mister Meow salta dappertutto! Amore, basta! Questo non è il posto in cui può giocare Mister Meow! Mamma! Oh, come faccio ad arrabbiarmi con te? Tieni questi orsetti! E vai, adoro gli orsetti! Sono esplosi! Sono finiti su Mister Meow e sulla pianta! Tesoro, io sto cucinando! Ah, degli orsetti sono finiti nello stampo per biscotti! Credo di poterci fare qualcosa! Ho della carta da forno e ora ci metto gli orsetti! E ora le forme dei biscotti! Ecco qua! Inforniamo! Non dovrebbe volerci molto perché si sciolgano! Ok, direi basta! E ora mettiamo i bastoncini! Fatto! Ho fatto delle lecca-lecca fatte in casa! Ehi, anziché mangiare quella scatola, prendi uno di questi! Wow, voglio la stella! Mmm, lecca-lecca gommosi! Mmm! Ecco qua! Prendine un'altra! Oh, quanto pesano queste verdure! Ce l'ho fatta! E ora le mettiamo a posto! Finita la busta! Ora vado a prendere il resto! Yay! Mamma è andata al supermercato, cerco gli snack! Oh sì, soda e snack! Ok, altro giro! Questo va qui, questo è qui! C'è un sacco di spazio in frigo! Se n'è di nuovo andata! Ora prendo altri snack! Molto meglio stavolta, cioccolata! Gnam gnam gnam! Adoro la cioccolata! Ok, ora mi vizio un po' dopo la spesa! Cosa? Ma dove sono finite tutte le cose? Oh, non ci credo! Niente ladruncoli in casa mia! E vai, se n'è andata di nuovo! Altri dolcetti! È proprio come pensavo! Che stai facendo? Rubi cibo in frigo? Cavolo, è scappata via! Ha lasciato il suo braccialetto, però! So come posso risolvere il mio problema! Devo solo mettere un gancio di plastica di lato! E poi un altro qui! Poi metto l'elastico così! E il frigo rimarrà chiuso! Problema risolto! E vai, l'ora dello snack! Oh, ehi! Non riesco ad aprire il frigo! Non è giusto, non posso prendere gli snack! Au, che male! Mamma! Mamma, aiuto! Che succede? Oddio, stai bene? Piccola mia, che è successo? Oh, non toccare, mamma! Mamma ti fa passare tutto.
Aspetta un attimo, ho un'idea. Posso prendere il tuo telefono? Ah, Pop-It! Da dipendenza. Mamma, sto sanguinando. Ehi! E cosa? Oh, scusami, torno subito, tesoro. Non le interessa. Mamma, sei lì? Come sta la mia bambina? Guarda che ho. Questo è per le sopracciglia, le ginocchia e non possiamo dimenticare la fronte. Wow! Grazie, mamma! Adesso posso cadere dallo skate senza farmi male! Sei bellissima e al sicuro! Posso tornare a giocare fuori? Ma certo, vai! La mia mamma è la migliore del mondo! Ok, sono pronta per iniziare a lavorare. Abbiamo un problemino da risolvere. Sì, capisco, possiamo risolverlo oggi, secondo me. Ma che succede? È impazzito il computer? Ehi, qualcuno mi sente? Mi vedete? Oh, ma perché mi fai questo oggi, brutto computer? Forse se lo tengo così si sistema. Mi sto perdendo una riunione importantissima. La mamma è impegnata, ora mi rubo gli snack. Eh? Cos'era? Oh, ciao mamma, sto solo, facendo una cosa? No, non voglio, prenda tutti gli snack. Cosa? Aspetta, fammi vedere un attimo. Quell'antenna e questa lattina. Certo, questo risolverà i miei problemi col computer. Ok, mi serve questa lattina ma vuota. E ora con le forbici la taglio. Apriamola. Perfetto, ha funzionato come immaginavo. Ok, e ora la mettiamo sull'antenna del wifi. Ciao, ora riuscite a vedermi e a sentirmi? Oddio, ma è ancora il pigiama! Oh no, mi sono dimenticata di vestirmi! Scusate. Troppo divertente questa mamma!